Buongiorno. Buongiorno. Sta il compito sul banco e quindi vi posso subito dire alcune cose. Sono molto contento di come è andato il compito in generale. In particolare c'è stato un compito che mi ha colpito e vorrei che l'ha scritto ve lo dicesse. Maria, mi puoi venire qua? Va bene, prof, ma prima di leggere devo fare una cosa. Tema. I recenti fatti di cronaca riportano ancora una volta l'ennesimo femminicidio. Scrivi le tue impressioni e i tuoi propositi per porre fine a questa barbarie. Svolgimento. Oggi un altro fiore è stato sradicato con violenza, estirpato brutalmente, calpestato da un uomo convinto di essere tale, di essere forte, di essere il padrone di colei che gli ha donato la sua anima, il suo cuore. Lei, che presto ha imparato a temerlo, a ricevere le sue offese, le sue ingiurie, i suoi costi. Lei, che non è riuscita ad andare via, a scappare. Lei, che non ha trovato nessuno che potesse difenderla, proteggerla. Nessuno che asciugasse le sue lacrime. Che cosa possiamo fare noi ragazzi, che assistiamo increduli a tanta barbarie, a tanta crudeltà? Che cosa possiamo dire di bello, di buono, per lavare via lo sporco che insudicia una cosa unica e pura come l'amore? Amore non è possesso, non è prevaricazione. L'amore non è dolore, non è violenza, non è distruzione. L'amore è rispetto, dolcezza. L'amore può finire. Bisogna saper lasciare andare chi non ci ama più, senza sentirci per questo diminuito, ma consapevoli che ognuno ha diritto, se vuole, di volare via.